Ciao, mi chiamo Barbara, sono un architetto e anche mamma di due gemelli, Giovanni e Noemi, di 5 anni. Quando ho cambiato casa, sono passata dalla piccola casa che era stata di mia nonna alla nuova grande casa dove sono ora, ho avuto bisogno di arredarla ovviamente e mi sono resa conto che cercavo degli arredi in commercio che per qualche motivo mi rappresentassero anche se in realtà erano nuovi. E ovviamente non sono riuscita a trovarli e quindi ho deciso di trasformare quelli che già avevo, quindi ho ripreso gli arredi che erano stati di mia nonna, che erano pesanti, vecchi e fuori moda, e li ho trasformati, li ho resi secondo me bellissimi e a mio gusto, e da allora non ho più smesso. Ho bisogno di essere circondata da oggetti che mi suscitino emozioni e allo stesso tempo ho bisogno di suscitare le stesse emozioni nelle case degli altri. E questo è il motivo per cui adoro recuperare gli oggetti vecchi, perché sono già pieni di calore ancora prima di arrivare in casa nostra e raccontano già una storia che scalda sempre il cuore e che è sempre rassicurante. E adoro dare loro nuova vita in modo da renderli belli, ma soprattutto adeguarli al gusto personale di ognuno, in modo che venga voglia di tenerli sempre vicino a sé. Da circa una decina d'anni io pratico questo interior design fatto di riciclo, utilizzando le cose che già ci sono e che le persone già possiedono, però soltanto da un anno ho deciso di raccontare questa mia grande passione sui social, perché prima non ne conoscevo l'esistenza. Ormai da circa 10 anni mi occupo di interior design con cose di recupero e di riciclo, però soltanto da un anno ho deciso di raccontarlo sui social, di cui prima non sapevo l'esistenza. L'obiettivo della mia presenza sui social è con il profilo La Bab Recuperare in Venta, che si trova su tutti i social, La Bab Recuperare in Venta su Instagram, su Facebook e anche su YouTube. È quello di diffondere la cultura del riciclo e del riuso come stile di vita, un po' come si viveva, uno stile di vita più improntato al recupero e al riuso di quello che già c'è e meno condizionato dal bisogno di buttare via e acquistare nuovo. Credo che questo sia molto più soddisfacente e che dia risultati molto migliori. Vi chiedo ovviamente di seguirmi per aiutarmi a continuare questo mio progetto e a mettere nuove idee sui social. Quindi vi chiedo di seguirmi sui social e di farmi sapere se il progetto vi piace e cosa ne pensate. Grazie, ciao!